Ciao a tutti, oggi faccio un video brevissimo, lo giuro, per aggiornarvi della TBR estiva che stranamente ha fatto un sacco di visualizzazioni, addirittura quasi 4.000, non so perché, comunque ho detto, visto che l'hanno visto così tanti, li aggiorniamo su che fine abbiano fatto questi propositi. Stranamente ho letto quasi tutto. Avevo messo 11 libri in TBR e alcuni dei quali sinceramente non pensavo che avrei letto, come appunto L'idiota di Dostoevskij, oppure che non pensavo di non avrei finito, e in realtà 9 titoli su 11 sono stati portati a termine, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta. Gli unici 3 libri che non ho letto sono stati I Miserabili, perché mi porto dietro questa croce ormai, di cui vi ricordo mi mancano le ultime 300 pagine e l'ho cominciato quasi 3 anni fa. Però lo leggo, dai, questo mese ci provo. Marta Peak di Magrath e La lama sottile di Pullman. Non sono libri che non ho letto per motivi particolari, semplicemente ho dato la precedenza ad altri e quindi questi sono rimasti un poco fuori, però li recupererò nei prossimi mesi. Siccome però in effetti questa TBR mi ha aiutato a smaltire tanti titoli che io non pensavo, appunto, e soprattutto cartacei, visto che leggo, spesso mi faccio prendere anche dagli ebook, invece ho un centinaio di cartacei da smaltire, infatti la prossima puntata sarà Unread Book Tag, ho deciso così di provare a fare una TBR anche per settembre. Che non so quanto rispetterò questa volta, però se riesco ad attenermi come nella TBR estiva siamo a cavallo. Questa TBR consiste in Panorama di Tommaso Pincio, che ho già cominciato a leggere, anzi sono quasi a metà, ma siamo all'8 settembre, io non ho ancora portato a termine neanche un libro, perché principalmente sto anche, oltre a continuare con l'Ulisse ogni giorno, sto anche leggendo, studiando anzi, Teoria di letteratura di Compagnon, che alcuni mi hanno chiesto, lo sto studiando da autodidatta, perché mi piace studiare teorie della letteratura, non sono libri per l'università. Ma vi aggiorno anche su questo meglio nella prossima puntata di Unread Book Tag, dove vi farò vedere appunto tutti i saggi che ho a casa, tutti i libri di teoria e critica letteraria, anche perché mi è stato chiesto da alcune ragazze, più di una, e veramente siccome sono cose che mi piacciono tantissimo non è un problema fare un video a proposito. Questo di qua l'ho letto, l'ho comprato, voglio dire, così. Colta così in una giornata che ero particolarmente di buon umore, io di solito non vado in libreria e compro libri, così l'ho già l'ho detto, di solito li prendo alle bancarelle quando capita, però siccome questo di qua lo avevo già visto un paio di volte così di sfuggita, sui social, su Facebook se non sbaglio, poi ero andata a guardare alla Feltrinelli libreria se lo avessero e c'erano 3 copie. Poi l'altro giorno appunto passavo di là, sono tornata e ho visto che ce n'era soltanto una. Siccome voglio leggere da tanto tempo Tommaso Pincio, l'ho comprato e l'ho cominciato, però non vi anticipo niente, poi magari ve ne parlerò meglio. Sto anche leggendo, questo fa parte dei residui della TBR estiva, Diario di una scrittrice di Virginia Woolf, che è però un libro che sto assaporando lentamente perché è un libro di un diario, non posso leggerlo come se fosse un romanzo, una storia continuata. E poi, siccome a me Virginia piace tanto, non solo come scrittrice, ma soprattutto come pensatrice, come critica letteraria, perché lei pubblicava recensioni appunto di critica letteraria, me lo sto proprio assaporando lentamente, mi scoccia leggerlo tutto così di fila. E quindi la lettura anche di questo è molto lenta. Devo essere sincera, avevo messo in TBR La scopa del sistema di Wallace, ma quando stamattina dovevo prendere i libri per farveli vedere, ho detto non ce la posso fare, non posso leggere Wallace anche questo mese, oltre a quelli che ho già, e quindi l'ho depennato. Però magari alla fine lo leggerò lo stesso.
Comunque invece di Wallace ho messo la storia di una bottega di Emily Levy, scusate, che vi avevo già fatto vedere in un video sui regali di laurea, perché è un testo breve ed è un classico, cioè classico, non è esattamente un classico, comunque è un romanzo del 1888 che appunto parla di emancipazione femminile. Penultimo libro è, anche questo ve l'avevo già fatto vedere, Storie strane di Sorensen. C'era una ragazza che mi aveva corretto sull'accento, però non mi ricordo in questo momento. Comunque devo fare una rettifica, su quello che ho detto l'ultima volta su questo libro. Avevo detto che era un libro di racconti distopici perché così mi era parso di capire quando mi è stato dato. Cioè, non so se sono stata io a capire male o se è stato effettivamente chi me lo ha dato ad aver detto che erano libri distopici. E invece questa ragazza appunto mi ha detto che non è assolutamente così, quindi mi dispiace per l'informazione sbagliata che vi ho dato. E sono invece libri fantastici, un po' surreali, ecco, sulla scia per esempio di Dino Buzzati, La boutique del mistero, libro che io devo ancora leggere. E quindi, tra l'altro appunto mi era stato dato per recensirlo sul blog, quindi questo mese uscirà, lo leggo e uscirà la recensione lì. Ultimo libro, perché ne ho messi soltanto 5 perché voglio avere un margine per scegliere da sola, siccome voglio continuare con Dostoevsky, che prima o poi la bibliografia me la devo esaurire, e volevo continuare con I fratelli Karamazov, però mi sento un poco, cioè, sono più di 1000 pagine. Io per leggerne 850 ci ho messo 11 giorni, quindi devo impiegare praticamente 15 giorni buoni sui fratelli Karamazov. Mi è venuta in soccorso Ilenia Zodiaco, che mi ha detto che c'è un gruppo di lettura, quindi magari, non lo so, mi verrà un poco meglio leggere con un gruppo di lettura, anche se io con i gruppi di lettura non vado molto d'accordo perché mi scoccia proprio attenermi ai tempi degli altri. Infatti il Miserabili era stato fatto su un gruppo con un gruppo di lettura sul mio blog, tra l'altro fatto da me, e io non l'ho portato a termine perché non ce la faccio stare dietro ai tempi degli altri, ma ci proviamo. Ultimo libro, stavo dicendo, è After di Anna Todd. Ora, so tutti cosa state pensando. Perché vai a leggere After, che è stato pubblicamente proclamato il libro peggiore che sia mai stato scritto dopo 50 sfumature di grigio? Perché in realtà io ho questa sorta di autolesionismo per cui devo sempre indagare i motivi per cui un libro ha tanto successo. E quindi After volevo leggerlo per questo motivo, d'altronde ho letto Uno splendido disastro, ho letto 50 sfumature di grigio, ma questa cosa tra l'altro deriva proprio da tempi antichissimi, perché a 15 anni avevo letto 3 metri sopra il cielo per lo stesso motivo. Però non era soltanto questo, in realtà di After mi interessava parlarvene qui sul canale in maniera critica perché per avere insomma un'occasione di discutere finalmente di questi fenomeni. In maniera, cioè, non sparando sulla croce rossa come si farebbe nel caso di After, però siccome sono argomenti che io spesso ho affrontato sul blog e volevo parlarmene anche qua analizzando diversi aspetti di questi fenomeni. Quindi il motivo principale era questo, solo che io ho letto le prime 150 pagine e ancora non riesco cioè, ad andare avanti perché è noioso da morire. Oltre a essere noioso, cioè non succede niente, l'ho scritto male, ma ovviamente sono cose insomma risapute, ma a parte gli sconvolgimenti ormonali della protagonista finora non è successo niente. Poi so che Statizia perderà il rispetto di sé perché mi sembra di aver così letto su internet, ma finora, a parte aver fatto le corna a quel povero suo ragazzo andando con il bad boy di turno, non succede niente e spero di finirlo e di poter fare questo benedetto video, di parlarne con voi, perché però per adesso è troppo 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 noioso. Questo era il video della TBR di settembre, vediamo il prossimo mese se sarò riuscita a fare tutto. Vi mando un saluto e ciao!